Buongiorno, sono la dottoressa Pari e lavoro presso l'unità operativa semplice di reumatologia dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Il mio compito oggi è quello di parlare della sostenibilità di una gravidanza durante le diverse malattie reumatiche. Le malattie reumatiche colpiscono frequentemente donne in età fertile, è quindi necessario affrontare l'argomento gravidanza nel momento stesso in cui viene posta una diagnosi di malattia reumatica certa o molto probabile. Le domande più comuni che una donna affetta da una malattia reumatica si pone in relazione ad una gravidanza sono tante, dalla possibilità di avere la gravidanza, ai rischi che corre lei o il bambino, ai farmaci che si possono prendere durante la gravidanza, all'allattamento, al tipo di espletamento del parto, ai rischi del parto e del postpartum, all'allattamento. Per cui è evidente che le tematiche da affrontare al momento della diagnosi e ad ogni scelta terapeutica riguardano più aspetti: la fertilità, la gravidanza, l'allattamento, la contraccezione. Per quanto riguarda la fertilità, sembra che vi sia una riduzione della fertilità nei pazienti con malattie reumatiche rispetto alla popolazione generale. E a spiegazione di ciò vengono presi in causa più fattori: la malattia, lo stato di attività della malattia, i farmaci in uso pregressi, la compromissione della funzione sessuale, che può essere sia fisica che psicologica, e le scelte personali. Anche queste a volte sono indotte da limiti fisici, a volte invece sono indotte da timori che riguardano la malattia, la terapia, gli effetti che la malattia e la terapia possono avere sulla gravidanza e sulla salute del bambino, ma anche viceversa gli effetti che la gravidanza potrebbe avere sull'andamento della malattia stessa. Per decadi alle donne con malattie reumatiche è stata sconsigliata, se non controindicata, la possibilità di avere una gravidanza. E questo spesso sulla scorta di un retaggio antiquato e di conoscenze ormai obsolete. Infatti, oggi, grazie alle nuove terapie che permettono di raggiungere la remissione clinica in un nutrito numero di pazienti e di ridurre quindi la progressione della disabilità, per le pazienti reumatiche è quasi sempre possibile affrontare una gravidanza. Accade però ancora oggi troppo di frequente che venga consigliata la sospensione dei farmaci in corso, con il rischio di riattivare la malattia e quindi di avere più complicazioni in gravidanza. Da quanto detto è evidente quindi la necessità di un'adeguata collaborazione fra gli specialisti che seguono le pazienti reumatiche e soprattutto è consigliata un'attenta programmazione della gravidanza. Non c'è nessuna malattia reumatica che di per sé controindichi in maniera assoluta la gravidanza, ma per ciascuna malattia bisogna considerare lo stato di attività. Tanto più una malattia attiva, tanto più la gravidanza può essere complicata o controindicata ed essere gravata da rischi sia per la madre che per il bambino. È necessario considerare la presenza di particolari autoanticorpi che possono avere ripercussioni sull'andamento della gravidanza stessa. È necessario considerare eventuali danni d'organo come l'ipertensione polmonare o l'insufficienza renale avanzata. È anche necessario considerare le terapie in atto, alcune delle quali non sono consentite per il concepimento e l'espletamento della gravidanza e devono quindi essere sostituite. È pertanto evidente come sia fondamentale la collaborazione fra diversi specialisti già in una fase pregravidica. È necessario un counseling preconcezionale attento che permetta di considerare tutti questi fattori importanti per l'andamento della gravidanza. Ne segue un excursus di malattie reumatiche più frequenti o quelle con maggiori problematiche inerenti alla gravidanza stessa. Per
L'artrite reumatoide ha una casistica molto favorevole. Nel 50-70% dei pazienti la sintomatologia articolare migliora fino a tal punto che in circa il 45% raggiunge una buona remissione di malattia e talvolta è possibile ridurre o sospendere i farmaci di fondo, ma nel 45-46% delle pazienti avviene una riacutizzazione dopo il parto. Per quanto riguarda l'artrite psoriasica, l'80% delle pazienti migliora spontaneamente, ma il 70% riacutizza nel postpartum e sembra che non vi siano rischi aggiuntivi per il parto e per il nascituro. Per quanto riguarda le spondiloartriti, i dati in letteratura sono molto pochi. La maggior parte delle pazienti sembra rimanere stabile o avere un lieve peggioramento in gravidanza o nel puerperio. E questa riacutizzazione è più frequente nel secondo trimestre. Parlando di connettiviti, consideriamo in primis il lupus eritematoso sistemico, che è la connettivite per antonomasia. Le casistiche riportano spesso una riacutizzazione di malattia sia in gravidanza che nel puerperio, con un tasso di riacutizzazioni che va dall'8 al 33% per le riacutizzazioni gravi e dal 25 al 50% per quelle lievi. In realtà queste percentuali sono nettamente migliorate rispetto a casistiche del passato e questo probabilmente è dovuto al fatto che oggi usiamo dei farmaci che hanno una maggiore capacità di controllare la malattia, di mandare in remissione la malattia, e quindi conseguentemente di avere un minore numero di riacutizzazioni durante la gravidanza. Le riesercebazioni più frequenti sono nella seconda metà della gestazione e nel postpartum, e molto importante per quanto riguarda il tasso di riacutizzazione è lo stato di malattia al momento del concepimento. Una remissione stabile da più di 6 mesi riduce notevolmente il rischio di riacutizzazioni. Durante la gravidanza vi sono delle complicazioni materne molto più frequenti che nella popolazione generale e sono il rischio di sviluppare un'ipertensione arteriosa, una gestosi e il tromboembolismo. La sindrome d'anticorpi antifosfolipidi è caratterizzata dalla presenza di anticorpi che hanno un potere protrombotico, che si esplica in gravidanza con degli aborti ricorrenti e morte induterine del feto, e per quanto riguarda la madre, si può esplicare nello sviluppo di una ipertensione arteriosa severa e precoce anche nel primo trimestre e nel postpartum con una sintomatologia per lo più respiratoria, data da febbre e dispnea da infiltrati polmonari. Anche qui però voglio darvi un messaggio positivo. Nel grafico di sinistra vedete la situazione prima della terapia, dove il 90% delle gravidanze avevano un esito negativo. Oggi invece con la terapia l'80% delle gravidanze esita in modo positivo, con appunto la nascita di bambini sani. La sclerosi sistemica è una connettivite rara, importante perché la possibile riduzione della fertilità potrebbe essere proprio legata ad un interessamento da parte della malattia degli annessi, e questo porta ad un aumentato rischio di aborto. Le casistiche in letteratura però ci dicono che il 60% delle pazienti rimane stabile durante la gravidanza e solo un 20% peggiora. Vi sono dei sintomi tipici di questa malattia che hanno un miglioramento spontaneo in gravidanza come fenomeno di Raynaud e altre che hanno invece un possibile peggioramento come il reflusso gastroesofageo e la stitichezza. Nel terzo trimestre aumenta notevolmente il rischio di sviluppare un'ipertensione arteriosa. Purtroppo però questa malattia è importante in quanto è l'unica situazione in cui la gravidanza ha una controindicazione assoluta,
ossia quando è presente un'ipertensione arteriosa polmonare. La connettivite indifferenziata è forse la connettivite più frequente durante l'età fertile delle donne, e la letteratura ci dice che il 25%, dal 25 al 30% delle pazienti possono avere una riacutizzazione di malattia durante il terzo trimestre e il postpartum, ma che le riacutizzazioni sono frequentemente lievi e facilmente gestibili. Il lupus neonatale è dato dalla presenza di anticorpi anti-Ro e anti-SSB indipendentemente dalla malattia diagnosticata alla madre. E questi anticorpi passano la placenta e possono appunto provocare quello che si chiama lupus neonatale, che dà nel bambino delle manifestazioni cutanee. E con un eritema che compare generalmente intorno al secondo mese di vita e che regredisce spontaneamente dopo alcuni mesi, con delle alterazioni ematologiche quali l'anemia, la riduzione della piastrinopenia e la riduzione dei bianchi, che di solito sono lievi e che anche questi regrediscono spontaneamente, e con la presenza di un ittero molto frequente alla nascita o nelle prime settimane, anch'esso a regressione spontanea. Bisogna parlare del blocco atrioventricolare congenito, un'eventualità sempre legata al passaggio di questi anticorpi, eventualità per fortuna molto rara, ma che purtroppo a tutt'oggi è un'evenienza che non ha una terapia risolutiva. Per quanto riguarda le miopatie infiammatorie, vi sono pochissimi dati in letteratura. Il rischio di una riacutizzazione di malattia non sembra aumentare durante la gravidanza, e addirittura vi sono casistiche in cui un 35-40% dei pazienti ha mostrato un miglioramento clinico. Le vasculiti. Per quanto riguarda le vasculiti, i dati sono veramente molto molto pochi, molto probabilmente perché la maggior parte delle vasculiti colpisce preferenzialmente il sesso maschile, ad esclusione della malattia di Behcet e dell'arterite di Takayasu. Comunque non sembrano peggiorare in gravidanza, soprattutto se la gravidanza ha inizio in un momento di remissione stabile della malattia. Le complicazioni citate nelle casistiche sono rare, ma a volte purtroppo gravi. La malattia di Behcet, come dicevamo, è la vasculite più frequente nelle donne in età fertile. Circa il 30% delle pazienti ha una riacutizzazione, ma il 60% migliora e il 10% rimane stabile. Per quanto riguarda il parto, quindi, le modalità del parto sono una scelta prettamente ostetrica, le malattie reumatiche non sono un'indicazione al taglio cesareo, fatta eccezione per alcune situazioni particolari in cui gli esiti della malattia a livello articolare possono rendere difficoltoso l'espletamento per via naturale, o situazioni in cui le condizioni materne o fetali suggeriscano di procedere per via chirurgica. L'anestesia epidurale, invece, può essere effettuata nella maggior parte dei casi. Fra le tante domande che ci siamo posti all'inizio, della nostra relazione, alcune riguardavano l'allattamento e l'utilizzo dei farmaci. Per quanto riguarda l'allattamento, quindi, abbiamo visto che è necessario considerare lo stato di attività della malattia, che può riacutizzare in puerperio, la compatibilità dei farmaci con l'allattamento. Molti farmaci sono compatibili, ma se ci sono o se sorgono dei problemi non controllabili con i farmaci in atto, l'allattamento va sospeso per permettere di iniziare farmaci efficaci per il controllo della malattia. Va considerata le condizioni della paziente. Le condizioni possono essere tali che l'allattamento può risultare troppo stancante e quindi alla fine controproducente sia per la madre che per il bambino. Per quanto riguarda i farmaci,
Nel foglietto illustrativo quasi mai troviamo un farmaco considerato sicuro in gravidanza. Vi si sono però accumulati negli anni importanti lavori scientifici pubblicati su riviste scientifiche, di comprovata validità e vi è un'esperienza maturata dagli esperti che ha permesso di definire l'utilità e la sicurezza di numerosi farmaci utilizzati nelle malattie reumatiche, partendo anche dal principio che mantenere la malattia sotto controllo è importante perché la malattia non trattata comporta maggiori rischi sia per la madre che per il feto. Pertanto ho pensato di raggruppare i farmaci in base alla sicurezza di utilizzo durante la gravidanza. In questa diapositiva sono citati tutti i farmaci che possiamo utilizzare tranquillamente in gravidanza. Come vedete la lista è lunga: il cortisone, l'idrossiclorochina, la zatioprina, la salazoprina, la ciclosporina, il tacrolimus, il certolizumab, l'aspirina a basso dosaggio, l'eparina a basso peso molecolare. In quest'altra diapositiva, invece, vi sono i farmaci che possiamo usare in modo tranquillo in alcune epoche gestazionali, mentre vanno sospese in altre. E tra questi vediamo gli antinfiammatori, l'infliximab, l'etanercept, l'adalimumab, il golimumab. Vi sono invece farmaci assolutamente vietati in gravidanza, tra cui metotrexate, l'aleflunomide, la ciclofosfamide, il micofenolato e il warfarin. E ancora vi sono dei farmaci di ultima generazione per i quali abbiamo pochi dati in letteratura e sui quali non possiamo attualmente esprimerci. E come vedete la lista è lunga: il belimumab, il tocilizumab, il rituximab, la premilast, il secukinumab, sono comunque tutti farmaci di ultima generazione. Fra le domande che ci eravamo posti, bisogna anche considerare la contraccezione. Generalmente non vi sono controindicazioni nelle artriti, nelle miopatie, nelle vasculiti. Molta attenzione riguardo al metodo contraccettivo va invece posta nel lupus eritematoso sistemico, e questo dipende dal tipo di anticorpi e dallo stato di attività di malattia. Precauzioni invece vanno considerate nella sindrome d'anticorpi antifosfolipidi, dove è assolutamente controindicato l'utilizzo di preparati a base di estrogeni. Con questo spero di aver espletato tutte le vostre le domande che ci siamo posti e vi ringrazio per l'attenzione.